Ciao raga! Come avrete capito dall'outfit, oggi si va in bici, però con una bici speciale. Ho deciso di andare ad affittare un e-bike e andiamo a provarla insieme. Raga, siamo arrivati e giustamente stanno facendo lavori. Quindi non so se posso parcheggiare qua. Ma noi proviamo, facciamo i finti tonti. Andiamo a chiedere. Scusate, se parcheggio da qualche parte qua do fastidio. Se non mi ci porti due caffè, no. Okay. Posso metterla in qualche parte? Raga, siamo arrivati. Subito l'aggancio della action cam, non comprate robe cinesi. Siamo pronti a partire. Siamo partiti, mi risparmio l'asfalto, avremo 2-3 km di asfalto per poi entrare nello sterrato e lì ci sarà da divertirsi. Andiamo! Mamma, io ho già fatto un chilometrino. Ovviamente più su andrò e più non prenderà, quindi comunque stai tranquillo e ci sentiamo dopo. Ieri sono andato da un ciclista della mia zona e fuori ho visto il cartello affitto i bike. E ho detto, perché non affittare un e-bike? E oggi siamo qua a provarla. Ovviamente non è che io affitto un e-bike e mi vado a fare il giro nella ciclabile. Io affitto le bike e arrivo a 2000 metri. Sono coglione. Allora, adesso noi puntiamo per il lago Lausanne 2030. Che l'ultima volta che ho fatto questo pezzo qua con un e-bike non sono neanche arrivato al 2030 che la batteria era finita. Proviamo con questa Special Acid Levo. No vabbè raga, tanto vi devo far vedere già questo. Siamo saliti 2 km di asfalto solo. Pensate sopra cosa succede. Pazzesco! Uno zaino che pesa 30 kg, manco dovessi andare in guerra. Come avete notato anche questa ha un bel gommino, sono le 27,5 plus. Saranno uscite da tipo 3-4 anni e stanno rimpiazzando tutto perché alla fine tengono veramente da paura. Sono un giusto compromesso. Km e mezzo di salita. Queste bike assurde, stratosferica, cioè sono all'assistenza quella più bassa al 30% e va veramente da paura, va da paura, va tantissimo e va, scorre proprio veramente bene. Qui non sono per niente stanco, con tutto che vedete dove sono, ma non siamo neanche alla metà né dove dovremmo arrivare. Riprendiamo la pedalata. Appena fatti 10 km, sono ancora al 60% di batteria e mi trovo qua sopra. Vedrete sopra che cos'è, c'è una cosa. Pazzesco! E dopo 12 km pausa a cioccolata. In montagna sempre è d'obbligo, la cioccolata è d'obbligo in montagna. Mi sono portato la DJI Osmo Pocket, quella che uso di solito, ovviamente l'ho messo qua dentro per proteggerlo dalla polvere. Appena sono andato per fissarlo sulla bici ho rotto l'accrocchio cinese, quindi questa qua non la utilizzeremo oggi. È un peso in più che potevo evitarmi, ma col cazzo che la lasciavo in macchina, dato che costa 300 euro. Anzi, tra l'altro, magari in un prossimo video farò anche una recensione. Via l'occhialino. Farò anche una recensione di quella fotocamera lì che, parer mio, per vloggare è un bel accessorio. Chi non conosce questo non è mai andato in montagna. Vedete quella strada? Noi dobbiamo
passare da là. Ciao Mazzi, allora... E abbiamo trovato il primo pezzo di neve. Devo toccarla, devo toccarla, devo toccarla. Raga, noi eravamo là. Non so se vedete. Vi zoomo. Eravamo in quel paesino là. Ora siamo qua. E dobbiamo continuare a salire nella nebbia. Ho deciso di fermarmi in questo posto per farvi vedere un po' di frane. E vi consiglio comunque di fare percorsi del genere se riuscite in compagnia, non fateli da soli. Io lo faccio da solo perché non ho amici. Scherzi a parte, proseguiamo. Raga, comunque la frana di prima non era niente. Raga, siamo arrivati. Caghiamo gentilmente la bici qua. 2 ore 10, 15 km per arrivare a tutto questo. Penso che ne sia valsa veramente la pena. Io vorrei una casetta lì. No, anzi lì no, perché poi ci sono le valanghe. Una casetta qui, qua, piccolina, alta così. Pazzesco, raga. Raga, felice come un bambino, bellissimo, cioè, ma... Che posti sono? Ma cioè, ma che posti sono? Neve, acqua, terra, abbiamo tutto. Se c'è di meglio della natura. Chiuso, quindi non si riesce a godere al massimo del panorama, ma è una roba pazzesca, pazzesca. Tutto grazie a lei. Vi ricordo che le riprese sono state fatte prettamente con Honor 20 Pro, quindi devo dire che ci sta, ci sta. Spero anche l'audio si senta bene. Mi ero ingegnato con delle cose, dei microfoni, alla fine non ho attaccato niente. Wow. Wow. Adesso mangiamo però. Aspettavo da tempo. Mi raccomando, tutta la spazzatura che vi portate su quando andate in montagna, portatevela anche giù, perché qua ovviamente a 2-3 mila metri non c'è nessuno che può venire e tener pulito tutto. Quindi se amate veramente la natura, andate in montagna, fate i vostri giri, vi divertite, godetevi il paesaggio il più possibile, però tutta la roba che vi portate su ve la riportate giù. Doveva esserci un momento serietà in questo video. Ora un po' di cioccolata, un po' di relax e possiamo tornare alla base. Saluto. Adesso penso sia d'obbligo parlarvi un po' di questa e-bike. Una Specialized Levo front, forcella Rossox anteriore da 120, 27,5 plus. Cosa vuol dire? Non è la classica 27,5, ma le gomme 27,5 per 3, quindi sono belle larghe come potete vedere. È una front, ma vi dico che con questo gommone in una strada come questa qua, come avete visto finora, è al top. Ovvio, se dovete fare delle discese un po' complicate siete un po' al limite. Per come l'ho usata io oggi va benissimo. Ha ovviamente una corona davanti, ovviamente più o meno perché ci sono certe bike che hanno la doppia davanti. Comunque questa qua ha una corona davanti, cambio SRAM, montata praticamente da come ho visto tutto SRAM, anche freni ovviamente idraulici, SRAM, forcella bloccabile. Io
come potete leggere l'ho affittata da un ciclista, è pazzesca, va molto 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 bene. Batteria mi ha permesso di arrivare fino a qua, quindi sinceramente non vi posso dire se va bene, se è troppo poco o tanto poco. Vi dico che va molto bene, molto molto pedalabile. Ho provato anche a pedalarla senza l'aiuto del motore, quindi senza la batteria, e si riesce a pedalare. Non è pesantissima, pesa intorno ai 23 kg. Io l'ho affittata ad un prezzo di 25 euro più o meno. Raga, che capello! Facciamo qui la chiusura, che penso che non ci sia posto migliore per fare la chiusura. Spero che questo video, raga, vi sia piaciuto. Scusate la mia faccia un po' sconvolta, ma vi assicuro che fa veramente freddo qua. Infatti, come potete vedere, ho kiwi e sono tutto bardato, anche con i calzettoni della nonna. Quindi, se vi interessano altri contenuti del genere, lasciatemelo magari scritto nei commenti, o lasciate scritto magari che cosa vi interesserebbe che io provassi, che ci può essere la possibilità che io lo faccia. E condividete, mettetemi un like se vi è piaciuto e seguitemi sui social sempre per rimanere aggiornati su queste cose, su altre cose, sulla mia vita. Quindi raga, ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando, rispetto per l'ambiente. Faccio tipo l'ecologista, quello che fa. Ciao raga!